Si ferma alla città di Barletta, in religioso silenzio aspetta lei, che bella, tra le belle varca il portone della chiesa che la ospita e che porta il suo nome. Un tappeto di gente aspetta l'uscita della piena di grazia, Santa Lucia, nel giorno che la Chiesa Cattolica la venera in tutto il suo splendore. Santa Lucia, venerata in tutto il mondo cristiano come patrona della vista, è una figura che ha catturato il cuore e la devozione di milioni di persone nel corso dei secoli. La sua storia travolgente e i suoi miracoli hanno ispirato una fede profonda, una devozione senza pari. La dimostrazione è quel profondo legame che anno dopo anno si fa sempre più solido tra i fedeli che affollano le strade del centro cittadino di Barletta per accompagnare il simulacro della Santa nel solenne corteo processionale. Una figura, la sua, che mai come di questi tempi diventa esempio attuale di donna martire, vittima di violenza e soprusi. Il nostro radicarci delle tradizioni non ci deve far dimenticare il nostro presente. Due grandi attenzioni abbiamo avuto quest'anno particolarmente. Uno al mondo dell'adolescenza e della prima giovinezza, visto che Santa Lucia era una giovanissima ragazza e quindi ci siamo dedicati alla pandemia adolescenziale in dialogo con le emozioni. Secondo aspetto, non meno importante, attualissimo, è che lei è stata uccisa da uno che la desiderava fondamentalmente e quindi è una testimonianza già di femminicidio sin dall'antichità. Ecco perché la sua figura risulta di un'attualità incredibilmente grande e deve diventare supporto nel coraggio nell'affrontare tutte le difficoltà della vita, ma nel denunciare anche quelle situazioni di vessazione nelle quali le nostre donne potrebbero incorrere. Ed è stata molto confortante anche la testimonianza bellissima che ieri sera ci ha fatto padre Saverio Paolillo, che stasera presiederà la processione, con le sue attenzioni all'universo femminile e al mondo dell'infanzia. La devozione per Santa Lucia si è diffusa in tutto il mondo grazie ai numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. In particolare molte persone credono fermamente che invocare il suo nome possa portare guarigione e protezione per gli occhi e la vista. La figura di Santa Lucia continua a essere fonte di ispirazione e conforto per molte persone in tutto il mondo. La sua storia di fede, sacrificio e miracoli ha lasciato un segno indelebile nella cultura e nella spiritualità di molte comunità. Affonda le sue radici appunto nel passato, sono 800 anni che a Barletta si venera Santa Lucia. Se consideriamo che il reliquiario che porta quella piccola reliquia sua è del 1400, quindi ha già 600 anni, ci dice com'è radicata nella nostra storia, perché lei veniva invocata dai contadini che con facilità, coltivando i terreni paludosi, avevano problemi di infiammazioni agli occhi e veniva invocata proprio per la tutela della propria vista. Ed è bello che le giovani generazioni possono attingere alla testimonianza delle persone anziane e adulte per gettare una luce nuova sulla loro vita e sulla loro fede. E accanto alle celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera, spazio anche alla tipica tradizione delle bancarelle, molte delle quali dedicate alla distribuzione di dolci e soprattutto del tipico torrone. Nella società contadina come la nostra si celebrava il fidanzamento ufficiale in occasione della festa di Santa Lucia, perché i contadini avevano fatto la vendemmia, avevano fatto l'olio e quindi avevano i soldi sufficienti per fare il fidanzamento ufficiale con lo scambio dell'oro. E poi in occasione della festa di Santa Lucia la suocera portava in mostra, in bella mostra, la nuora, alla quale doveva regalare la copata, il torrone, quello duro, e poi tanti altri aspetti. Io da piccolo ricordo che non c'era Santa Lucia in cui non ci venisse regalate sciarpa, guanti e cappello, come anche i tanti presepi si arricchivano delle bancarelle che, ahimè, cominciano a mancare. Forse sarebbe bello anche questo aspetto, l'aspetto del presepe, visto che quest'anno ricorrono gli 800 anni del presepe di Greccio.